Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò il mio primo carico per il Capodanno 2018-2019. In questo carico c'è materiale di prima e seconda categoria, mentre nel prossimo ci sarà materiale più pesante, diciamo. Allora, iniziamo da un pacco di palline fumogene delle Red Group, molto abbastanza carine. Poi due pacchi di palline flash della Jupiter, non me le sto manco a mostrare, sono le classiche palline scoppiettanti. Un pacco di mini ciccioli delle Red Group, che è finito. Qua ne ho legati 5 in un'unica miccia, abbastanza carini per passare il tempo. Poi un pacco di Raudo della Jupiter da 0,14 grammi al pezzo, sono simili ai mini ciccioli, forse sono leggermente un po' più grossi. I mini ciccioli hanno 0,07 grammi. Poi Mega Vampiro delle Red Group, 0,15 grammi. Un pacco un po' consumato, sono abbastanza carini. Poi ho un pacco di Vampiro New delle Razzi Group, simili ai Raudiman, anche questi da 0,15 e botto abbastanza discreto. Poi ho un pacco di Super Vampiro delle Razzi Group, questi qua simili a dei Magnum, qua li ho collegati 3, fatti così, da 0,15 grammi, non è che siano molto forti, però per passare il tempo vanno più che bene. Stesso discorso per i Magnum della Jupiter con miccia, 40 pezzi qua. Miccia abbastanza lunga e botto uguale, identico a quello di Super Vampiro, hanno 0,15 grammi. Poi ho un pacco di Raudo Manna, pirotecnica Manna, 0,15 grammi. Questi molto, abbastanza buoni, quelli qua, però domanda, M1B, si mette a fuoco, ecco, 0,15 grammi, abbastanza buono. Poi andiamo sulla parte, diciamo, pezzi rari, abbiamo un pacco di Raudo della Jupiter, che sarebbero i Five Star Bang numero 4, eccolo qui. Da 0,60 grammi al pezzo, testina gialla. Pacco non è pieno, però ne sparerò qualcuno. Gli altri me li tengo per collezione. Poi ho un pacco di Zeus Special da 0,50 grammi al pezzo di Blasio Helio. Eccolo qua, 0,50 grammi materiale attivo e 2,10 totali. Testina marrone, classica. Anche questi molto molto buoni come petardi, purtroppo non li fanno più. Poi ho come pezzo, diciamo, più raro e più forte dei petardi che ho finora, ho due Magnum, cioè ne sarebbero tre perché uno ce l'ho da un'altra parte, però sarebbero tre. Ho tre Magnum Martarello C3, questi hanno 2,5 grammi al pezzo, però è compresa anche la testina. Testina arancione. Questi sono fuori produzione da diversi anni. Poi passiamo alla parte, diciamo, scoppiettante. Abbiamo due pacchi di Codino Matto. Questi qua, classiche striscioline scoppiettanti, molto carine per fare collegamenti tra batterie, fontane o anche mitraglie con petardi. Poi ho 5 picchio delle Razzi Group, classica gazza cantante, però a meno colpi, a 20 colpi, ogni colpo equivale a un piccolo raudo, sono abbastanza buoni. Poi ho 3 pacchi di gazze ladra, queste qua mi piacciono molto, ogni pacco contiene due strisce da 50 colpi l'una e fanno una bella botta, ottime anche queste. Per fare un bel po' di casino prima della mezzanotte, vanno più che bene. Poi, come mitraglia ancora più grande, abbiamo la mitraglia 200 colpi della Firestar da 10 grammi, mentre le gazze ladra erano 6 grammi. Nel picchio non c'è scritto e neanche nel codino matto. Strano, vabbè. Comunque, anche questa è molto bella e ve la consiglio se la trovate. Poi mitraglia
più grossa che ho per quest'anno è Inferno 500 delle Lazy Group. Eccola qua, da 500 colpi, molto bella questa. Questa, guardate che ve la faccio vedere. Vediamo, la metto a fuoco. Ecco, 25 grammi, bella bella potente. Poi iniziamo con la parte, diciamo, per fare luce, eccetera. Ho un pacchetto di fiorellino della Firestar che non è pieno, ci sono quattro pezzi dentro più due o tre micce, questi classici ce li ho, mi avanzano sempre a Capodanno, sono abbastanza buoni. Poi ho un pacco di fischione che non lo sto ad aprire, però sarebbero praticamente questi qua e hanno 0,60 grammi al pezzo, praticamente fanno un fischio molto forte e niente di che. Poi ho svariate candeline magiche per fare piccole spolette ritardanti o anche stelle di petardi. E poi ho un pacco di libellula della Jupiter, un po' in disordine perché prima mi è caduta. Sono abbastanza buone, ora in alto fanno tutti i colori, abbastanza carine. Poi ho 6 bengala della Pirogiochi, qua non c'è scritta la grammatura, vediamo se riesco a trovarvela. Eccola qua, vediamo se mette a fuoco. No, ok, 3 grammi, abbastanza carine anche queste per accendere i botti. Poi ho 3 conetti della i Lazy Group, sempre conetto Diamant da 16 grammi in uno, molto carini, con effetto crackling. Poi passiamo ai bengala, diciamo, più grossi. Ho questi qui, bengala illuminante 50 cm delle Lazy Group, sono due pezzi e hanno 30 grammi l'uno. Poi ho un pacco di fontana Perugino che non può mancare mai. Questa è molto carina, della Lazy Group. Hanno 32,54 grammi. Vediamo se mette a fuoco. No, ma mette a fuoco a volte sì, a volte no. Strano, vabbè. Poi proseguiamo con la fontana più grossa che ho per quest'anno. È una fontana Re Leone della Lazy Group. Adesso non so, no, è coperta perché ci ho messo questa specie di cordone di fischioni tutti attorno, che sono praticamente quelli lì. Siccome avevo tantissimi pacchetti, ho voluto unirli tutti qui insieme. Però dovrebbe avere circa poco più di 130 grammi e dovrebbe durare 3 minuti. E penso che faccia un bello spettacolo con tutti i fischi attorno, non devono essere male. Poi, adesso andiamo con la parte, diciamo, pirotecnica vera e propria. Ho tre batterie, tutte e tre della George. Due sono Big Bang Pluton e una Bang Venus. Sono tutte e tre col calibro 20 mm dei tubi, proprio qua, 20 mm. E hanno tutte e tre 200 grammi, che per una 25 colpi con calibro 20 mm è veramente tanto. Infatti, a mio parere, sono le migliori batterie da 25 colpi, migliori che potete trovare sul mercato. Beh, queste sono le altre, sempre della George. Molto molto belle. E poi lì, come attrezzatura, ho un tubo per sparare i razzi che sicuramente prenderò, ma li farò vedere nel secondo carico. E poi ho due mortai, uno del 3 pollici e uno del 4. Questo del 3 pollici mi servirà per sparare le sfere e le cilindriche, che vedrete nel secondo carico, mentre questo del 4 mi servirà magari per i capodanni futuri, eccetera. Però non penso che prenderò materiale con calibro 100 mm, magari per gli anni prossimi, forse sì. E niente, ragazzi. Vi faccio vedere le accensioni. Abbiamo qua tre accendini che forse sono finiti.
tutti antivento, anche questo qui, mentre questo a fiamma normale, a fiamma ossidrica. Niente ragazzi, questo è il mio primo carico per Capodanno 2018-2019. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate. Per qualsiasi domanda fatemela qua sotto nei commenti. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. E ciao!